Secondo alcuni gruppi di veterani, quasi tutti durante la guerra del Golfo sono stati esposti all'uranio impoverito. E gli effetti della radioattività, secondo il dottor Asaf Durakovic, ex medico della Veterans Administration, sono ancora più nocivi per le condizioni di salute dei soldati esposti. Stiamo affrontando il più grande episodio di contaminazione da singolo isotopo che si sia mai verificato dalla scoperta della radioattività nel 1896. Il dottor Durakovic considera errata l'affermazione secondo la quale l'uranio impoverito sarebbe innocuo. Mentre è senz'altro innocuo nella sua forma solida e metallica, come quella trovata nelle munizioni, diventa estremamente pericoloso se bruciato. In questo caso le particelle alfa radioattive sono rilasciate e trasportate dal fumo. Possiamo dormire su un letto di uranio impoverito senza che provochi troppi danni all'organismo, dato che le radiazioni alfa non penetrano lo spessore dell'epidermide. Persino i frammenti di uranio nel corpo di un soldato non causano effetti nocivi, perché è circondato dal tessuto cicatriziale. Ma secondo il dottor Durakovic, inspirare anche minime quantità di sostanze che emettono onde alfa può causare danni tremendi. Stiamo parlando di quantità infinitesimali. Stiamo parlando di un milionesimo di grammo. Il corpo umano contiene 70 microgrammi di uranio naturale. E noi, come scienziati, non pensiamo che arrechi danni alla salute delle persone. Quindi, se si aggiunge una piccola quantità di uranio impoverito a quella naturale presente nel corpo, non ci aspetteremmo nessuna conseguenza sulla salute. Ma l'esposizione attraverso l'inalazione delle polveri è diversa da quella naturale? Non molto tempo dopo il ritorno dei veterani e la comparsa dei sintomi, il dottor Durakovic inizia a sospettare delle radiazioni e avvia dei test per verificare la responsabilità dell'uranio impoverito. Dichiara di aver incontrato subito resistenze. Ho ricevuto delle minacce. Dicevano che se non avessi interrotto il mio studio avrei perso il lavoro. E le loro minacce erano veritiere, dato che ho perso il lavoro all'ospedale dei veterani col pretesto di una riduzione del personale. Durakovic non porta a termine il suo studio. Ma forse sarà possibile ripartire da dove lui ha lasciato. Dai tempi della sua ricerca, condotta poco tempo dopo la guerra del Golfo, una nuova tecnica diagnostica è entrata in uso. In un laboratorio di ricerca medica presso la Wayne State University nel Michigan, sta infatti per iniziare un esperimento. 5 veterani della guerra del Golfo offrono i loro campioni di sangue. Le fiale sono appena arrivate in laboratorio. Stiamo cercando di rispondere a una domanda alla quale 15 anni fa non è stata data una risposta. Esiste o no una malattia chiamata sindrome della guerra del Golfo? I 5 veterani sono convinti che la sindrome esista e che loro ne siano affetti. Nel 2007 uno studio finanziato dal governo stabilisce che un piccolo gruppo di veterani della guerra del Golfo, che sono stati esposti a bassi livelli di gas nervino, soffrono di danni cerebrali a lungo termine. Tuttavia, questi accertamenti non spiegano le rivendicazioni sulla sindrome del Golfo. Il laboratorio effettuerà un test avanzato sul DNA per verificare se le radiazioni delle armi all'uranio impoverito possano aver causato la sindrome del Golfo. Nel 91 i 5 veterani che forniscono campioni di sangue hanno prestato servizio in luoghi e periodi diversi, ma nessuno di loro a Camisia, dove si crede che sia stato rilasciato del gas nervino. Dopo la guerra i 5 iniziano a stare male. Non so dopo quanto tempo mi sono reso conto che c'era qualcosa che non andava, che ero cambiato. Mia moglie me l'ha fatto notare il giorno in cui sono sceso dall'aereo. Ha detto che ero cambiato. I campioni di sangue vengono sottoposti a un'analisi cariotipica spettrale, o test SCAI, che cerca i danni a livello cromosomico. I marcatori fluorescenti danno a ogni cromosoma una specifica segnatura spettrale. Questa tecnica determina se i cromosomi di una persona sono danneggiati o manchino del tutto. Piccole quantità di danni cromosomici rientrano nel normale processo di invecchiamento, ma alcuni danni sono tipici dell'esposizione alle radiazioni.
I danni causati dalle radiazioni possono risultare chiaramente dal quadro dei cromosomi che emerge da questo test. La radiazione alfa non è così penetrante. Ha una durata molto breve sul tessuto, ma ha degli effetti nocivi immensi. Per eseguire il test Sky, le cellule del sangue vengono prima separate dal siero in una centrifuga. Centrifugando si può vedere un accumulo di cellule qua giù. Le cellule poi vengono immerse nell'acqua per rivelare la loro struttura interna. Se messe di fianco, scoppiano. Si aggiunge poi una soluzione che contiene una miscela di tinture fluorescenti. Ogni molecola tinta viene legata a un frammento di materiale genetico che si attaccherà solamente a una specifica sequenza del DNA. Ogni cromosoma presenta un miscuglio diverso di schemi del DNA e quindi assorbe una sola combinazione di colori per creare una tinta specifica. Il computer del test Sky è in grado di identificare velocemente il cromosoma. Ogni cromosoma può essere poi marcato. Il software Sky crea una tabella per un facile confronto. Un insieme normale di cromosomi umani ha 22 coppie uguali, più i due cromosomi del sesso, il doppio X per la femmina e X e Y per il maschio. La codificazione dei colori e le immagini in bianco e nero rendono immediatamente visibile qualsiasi anomalia genetica. Ho appena trovato una traslocazione 1521. Qui si vede il colore. Bene. Il dottor Durakovic è presente e spera che questo test sofisticato confermi la sua teoria. I tecnici isolano i cromosomi e un software mostra i risultati in colori intensi. Il dottor Henry Heng, direttore del laboratorio, comunica i risultati. Sono presenti molte rotture dei cromosomi. Ad esempio una parte del cromosoma 9. Qui è separato, quindi sappiamo che è la rottura del cromosoma 9. È uno dei marcatori per le radiazioni? Questa frequenza è associata alle radiazioni. I risultati del test Sky sono impressionanti. I 5 veterani esaminati presentano importanti livelli di danni cromosomici. Il livello dei danni è così alto che in media supera quello dei pazienti che hanno il cancro. 3 dei veterani che hanno fatto esaminare volontariamente il sangue accettano di rendere pubblici i loro casi. George Kernaghan è il paziente B1. Si nota traslocazione 1821. I danni da traslocazione si verificano quando un cromosoma si rompe e le sue parti si attaccano a un cromosoma diverso. Questo mostra anche la neuploide, ovvero mostra l'aumento di cromosomi 11, 12 e 18. La neuploide è l'aumento o la perdita del normale numero di cromosomi. È comune nei pazienti con il cancro ed è anche la causa di alcuni difetti congeniti, come la sindrome di Down. Questo è un esempio di rottura del cromosoma che abbiamo individuato in questo paziente. Il cromosoma 9 è in due parti, una qui e l'altra qui. Queste parti dovrebbero essere unite, ma un numero di fattori può causare la loro rottura, come le radiazioni alfa. È estremamente raro trovare un danno ai cromosomi associato alle radiazioni in pazienti non affetti da cancro. Mark è il paziente B2. I danni ai suoi cromosomi sono peggiori. Parti del 14 sono traslocati al 7 e al 12, così come ha lasciato dietro di sé un piccolo frammento di cromosoma 14. Questo è il secondo esempio di un paziente in cui una parte di cromosoma 10 è traslocata al cromosoma 3. E non è una buona notizia. C'è un numero di fattori che può causare la rottura del cromosoma. L'esposizione alle radiazioni è la causa principale della rottura del cromosoma. Richard Thiel è il paziente B3. Da tempo cerca una spiegazione per le sue lesioni cerebrali, le perdite di memoria e l'infarto. Anche i suoi cromosomi sono gravemente danneggiati. In questa immagine, i puntini neri rappresentano la parte centrale dei cromosomi. E in questo cromosoma è situata qui e qui. Ciò può essere associato all'esposizione alle radiazioni. I risultati dei test su 2 veterani anonimi della guerra del Golfo sono persino peggiori. I danni ai cromosomi riscontrati in questi test provocano nelle cellule colpite un vero caos genetico.
Da questo disordine possono insorgere molti problemi medici. Il dottor Heng evidenzia l'importanza dei risultati dei test. Il colore blu rappresenta un suo paziente e sono molto più alti che nei pazienti normali. Suppongo che sia un risultato significativo. Molto significativo. I risultati sembrano confermare pienamente le previsioni del dottor Durakovic. Non solo il livello dei danni ai cromosomi dei veterani è grave, ma il danno è anche conforme a quello generalmente causato dalle radiazioni alfa. Questo è senz'altro il giorno più importante da quando faccio ricerche sulla sindrome del Golfo. Ma cosa rappresentano le scoperte della Wayne State per i veterani che ne hanno preso parte? Senz'altro i risultati contribuiranno al dibattito in corso. Ma faranno emergere una causa alla base della sindrome del Golfo? E proveranno il tentativo di depistaggio del governo americano?